Eccoci qui ragazzi, dovremmo essere live, ho visto già un po' di persone connesse, come al solito poi chi non riesce a vedere adesso il webinar lo potrà vedere questa sera, al solito in streaming sul canale YouTube di Grandi Bottiglie. Come state? Datemi subito, qualcuno di voi connesso, un feedback se sentite bene, se siamo a posto. Facciamo questo bel webinar dopo un paio di settimane, forse qualcosa in più che non ci vedevamo, così da parlare un po' del mercato del vino, da parlare della nostra piattaforma, come sta andando avanti, pacchetti che dovrebbero essere online da qualche minuto. Allora, c'è qualcuno? Qualcuno che mi dice che se sentite bene, se è tutto a posto? Intanto io metto a posto un po' di documentazione per fare un po' di ordine. Ciao Giancarlo, come stai? Bello. Si sente bene? Tutto a posto? Ciao Paul, anche a te. Ok, la vecchia guardia tutta connessa da quello che vedo. Allora, vi dicevo ragazzi, cerchiamo di fare un riassunto. Ciao Antonio e grazie del feedback. Ok, quindi mi sentite? Possiamo partire piano piano. Pochi aggiornamenti per quanto riguarda il mercato del vino, che è già da diversi mesi. Ciao Marcello, ciao anche a te, che è da diversi mesi, diciamo, che è abbastanza stabile. C'è stata un po' un'inversione di tendenza, nel senso che qualche mese fa gli Stati Uniti erano più attivi e l'Asia un po' meno. Nelle ultime settimane devo dire che quello che ho riscontrato per quanto riguarda trend, i movimenti quotidiani sono proprio il fatto che l'Asia sembra che si sia ripresa abbastanza bene e sta superando, devo dire, in movimenti anche gli Stati Uniti, i quali si sono un po' fermati, nel senso sono partiti forte un mesetto fa, poi adesso sono abbastanza stabili. Però, insomma, rispetto a qualche mese fa, da leccarsi le dita, quindi bene così, anche con la campagna vaccinale che sembra che vada avanti un po' in tutto il mondo, forse ne usciamo davvero. Ciao Francesco, ciao anche a te. Allora, ragazzi, quindi mercato del vino stabile. Tra l'altro, questa settimana abbiamo messo in atto anche un po' di vendite di vecchi investitori che era il momento che uscivano sul mercato. Devo dire che i risultati sono stati buoni. Quindi, nel complesso, insomma, tutta la situazione torna alla normalità. La concentrazione, insomma, e l'attenzione maggiore, come avete visto, è stata sulla piattaforma. Sono stati settimane di grandi lavori. E con tutto quello che comporta davvero lavorare su un database di queste dimensioni. Questo perché qualche settimana fa avevamo messo online la modifica per quanto riguarda la mia cantina, quindi adesso avete i dati di Livex per coloro che acquistano i vini sulla nostra piattaforma. Ed era andato tutto abbastanza nella norma, insomma. Quello che invece ci ha fatto lavorare davvero tanto, tanto di più in termini di ore, soprattutto gli sviluppatori che ci seguono, è stata la parte legata al wine value, perché naturalmente lì ognuno di voi può caricare qualsiasi tipo di vino, lo può scrivere con una nomenclatura così come gli viene, così come vuole, con tutti gli eventuali errori che possono saltare fuori. Questo è il motivo per cui c'è un lavoro continuo di adattamento e di aggiustamento dei dati, ma la cosa più interessante di tutta questa funzione è che adesso, appunto, anche sul wine value avete anche l'Ivex con il market price e con i prezzi scambiati. Secondo me è molto, molto importante per seguire l'andamento. Vi renderete conto poi che abbiamo migliorato i grafici, iniziano ad avere una movimentazione decisamente più veritiera e più interessante. Ma la cosa interessante è che adesso pian piano il sistema autoapprende, cioè mentre all'inizio poteva creare errori di nomenclatura. Adesso invece il sistema autoapprende e quindi sostanzialmente man mano ci saranno sempre meno errori di inserimento. Perché? Perché se qualcuno di voi scriverà male un vino, automaticamente il sistema capirà quale vino è e eviterà questi errori. Motivo per cui proprio oggi Francesco ha fatto un aggiornamento importante perché tutti coloro che hanno il wine value ormai hanno messo dentro un numero elevatissimo di bottiglie, quindi abbiamo un database davvero molto grosso adesso e abbiamo cercato di correggere tutti gli errori che c'erano. Abbiamo lanciato questo aggiornamento un'oretta fa, quindi fra oggi e domani, se qualcuno di voi vede ancora sostanzialmente dei dati che non sono corretti,
non si preoccupi perché il sistema sta aggiornando. Passato domani, ricontrollate tutto quello che avete sul vostro buying value e se ci sono errori andateci a indicare. Mi raccomando, è importantissimo perché così noi possiamo arrivare ad avere un database molto pulito. Perché vi dico questo? Perché se c'è, non lo so, Sassicaia scritto male, con una N di mezzo, ad esempio, Sassicaia, una volta che viene corretto, è corretto per sempre e il sistema auto-impara da solo. Questo ci permetterà davvero di essere la prima piattaforma che ha sostanzialmente un database molto importante, ma soprattutto che automaticamente vi potrà dire WineSearcher, LiveX e in futuro molto di più. Perché il prossimo aggiornamento che andremo a fare sarà quello dei punteggi, cioè andremo a inserire all'interno anche i punteggi dei critici, quindi sempre all'interno sia della mia cantina sia di MineValue sulla scheda prodotto andrete a vedere anche direttamente i punteggi, tutto nell'unica piattaforma. E poi successivamente quello che andiamo a fare sarà inserire anche tutto lo scambiato che abbiamo noi storicamente in grandi bottiglie. Quindi noi andremo a prendere anche dal 2005 in avanti tutti i movimenti dei vini scambiati e li inseriremo all'interno. Questo per darvi sempre più dati relativamente a quel vino, al movimento che ha fatto nel corso degli anni e poi andremo finalmente a fare il lavoro più interessante, quello che sarà ancora più utile per voi investitori, che sarà quello di iniziare a dare delle indicazioni su quel vino legate al prezzo, se è un prezzo che potrebbe ovviamente perché sicurezza non ce l'abbiamo, ma se è un prezzo di acquisto che potrebbe darci delle possibilità di guadagno, il grado di volatilità di quel vino, il grado di rischio, il grado di liquidità, tutti questi dati che potranno essere analizzati per poi farvi fare una scelta che sia sempre la più consapevole possibile relativamente a quel vino. Declineremo tutti questi strumenti con molte più funzioni di adesso. Ma la base grossa davvero del lavoro è stata messa in questo mese. Sul lavoro di WineValue c'è davvero tanta tecnologia che abbiamo dovuto inserire. Quindi mi raccomando, cercate di dare un'occhiata al vostro database, ai vostri vini, per vedere se è tutto a posto. Questo perché? Perché nel momento in cui abbiamo inserito LiveX e il sistema fa la chiamata per primo a LiveX, il sistema all'inizio non era precisissimo. Quindi dal momento che LiveX ha un codice univoco per i vini senza l'annata. Inizialmente c'era il rischio anche di annate diverse, sbagliate. Adesso abbiamo uniformato tutto, siamo riusciti col codice a fare un lavoro molto molto buono. Per cui ripeto, adesso lasciate lavorare fra oggi e stasera il sistema che riaggiorna tutti i dati e poi domani date un'occhiata al vostro database. Parlo per chi ha WineValue, perché invece per chi ha solamente la mia cantina i dati sono molti meno e quelli li avevamo già controllati anche un po' manualmente per essere certi che fosse tutto a posto, sia io che Francesco. Insomma, veramente abbiamo fatto, ragazzi, un lavoro pazzesco, ma devo dire che è un annetto che stiamo lavorando su questa piattaforma ed è una grandissima soddisfazione poter vedere le cose andare nella direzione giusta e poi quanto si impara a vedere i movimenti di tutti questi vini. È una cosa incredibile. La mia speranza è davvero di riuscire a trovare adesso poi con un nostro algoritmo degli andamenti, dei flussi che si ripetono nel tempo per riuscire a prevedere un po' il movimento dei vini. Questa è la cosa che ci interessa di più, no? E perché darà enormemente valore poi a tutta la piattaforma. Quindi fatemi sapere anche voi come state trovando il Vine Value, se vi trovate bene, eventuali suggerimenti per le modifiche, perché ne stiamo mettendo in atto molti. Molti di voi, fra l'altro, ci scrivono. Però mi raccomando, non abbiate mai timore perché ogni piccolo suggerimento può davvero essere molto importante per tutta la nostra community. Sapete che ormai siamo tanti, lo vedete su Facebook, anche sul gruppo Facebook. Abbiamo, fra l'altro, anche lì fatto veramente un bel lavoro. Il gruppo adesso è un gruppo molto assennato, non c'è più troppa gente che arriva e non capisce dov'è. Insomma, abbiamo dato delle regole di comportamento che permettono davvero di ritrovarsi un po' a casa e di fare di quello strumento del gruppo Facebook davvero un po' il braccio destro di investire in vino. Raffaello, quindi per i movimenti LiveX bisogna aspettare domani, intendo per il buy and value. No, ci sono già e c'erano già da qualche giorno, nel senso che già funziona tutto da qualche giorno, però alcuni dati erano oggettivamente sbagliati perché qualcuno di voi caricava magari
il vino nella maniera non giusta. Naturalmente, quello che dovete fare è cercare di essere il più precisi possibili. Cioè, mi spiego, se voi caricate Tenuta San Guido, Sassicaia 2016, il sistema non può sbagliare. Cosa diversa se voi caricate Sassicaia, Sassicaia 2016, inizialmente il sistema poteva anche sbagliare perché il produttore non veniva riconosciuto perché il produttore è Tenuta San Guido, non è Sassicaia. È un problema di nomenclatura che non è un problema da poco perché immaginatevi tutti i vini, immaginatevi come si possono scrivere. Tuttavia, se voi siete precisi a leggere quello che c'è in etichetta, a mettere nel produttore il produttore, a mettere nel nome del vino il nome del vino e l'anno in maniera corretta, gli errori saranno sempre meno. Ma ripeto, il sistema autoimpara e noi poi, dove vediamo che c'è qualcosa di errato, interveniamo anche manualmente per aiutare il sistema. Quindi a regime davvero avremo uno strumento che diventerà anche molto più veloce, perché poi naturalmente, man mano che noi abbiamo dati nel nostro database, invece di fare come primo passo la chiamata per andare a cercare un vino nuovo, che sia sull'Ibex, che sia su Wine Search, affidandoci alla loro banca dati, quando invece il nostro database diventerà sempre più grande, la prima chiamata verrà fatta direttamente sul nostro database interno di Investire in Vino, e a quel punto chiaramente tutto il sistema diventerà molto molto più veloce e le chiamate verso Wine Searcher oppure l'Ibex per aggiornare i dati saranno a quel punto lì magari solo una volta alla settimana per aggiornare i prezzi. Tanto non ha, abbiamo già visto che non ha alcun senso assolutamente aggiornare i prezzi una volta al giorno come facevamo perché non ci sono movimenti sostanzialmente. Ho visto che bene o male anche Wine Searcher addirittura a volte aggiorna ogni 15 giorni, a volte aggiorna ogni 7. Quindi questa è poi la frequenza in cui a noi andremo anche noi ad aggiornare i prezzi, tanto non ha nessun senso avere 7 prezzi nel corso dei 7 giorni della settimana, ne basta uno per vedere la variazione. Ciao Andrea, ho visto che ti sei collegato adesso, un salutone anche a te. Ragazzi, beh, insomma, intanto sono parecchio euforico, ve lo dico, sono parecchio euforico perché le cose iniziano a funzionare molto bene sulla piattaforma. Seconda cosa, questa cosa del virus che sta davvero andando un pochino a posto. Ci sta permettendo di iniziare a pensare finalmente a vedere tutta questa community che abbiamo creato di persona. E questa è l'altra cosa che volevo anche anticiparvi, perché per me è molto, molto importante questa cosa. L'idea di segnarvi una data, perché se tutto va bene, sabato 4 settembre faremo il nostro primo raduno di Investire in Vino. Per tutti coloro che sono all'interno di questa bella grande community, scusate solo un attimo, ragazzi, che mi squillo il telefono. Sono andati tutti via 5 minuti fa, naturalmente, e quindi aspettate perché sono qua. Perfetto, scusate ragazzi, ma sono rimasto solo, sono andati tutti via, quindi non mi va che squillino troppo i telefoni. E vi dicevo, sarà molto bella questa idea perché sabato 4 settembre, se tutta la storia Covid ci permetterà di metterci insieme come io penso, faremo finalmente il primo raduno del nostro gruppo. Sto studiando dove farlo, però voi iniziate a segnarvi quel giorno lì come una giornata intera. Cioè, l'idea è quella di fare una grande festa del vino. L'idea di cercare di partire dalla tarda mattinata, poi tutto il pomeriggio, poi una bella festa anche alla fine, assaggiando vini, incontrandoci, facendo 2 parole con tutti gli altri, insomma, una cosa interessante da questo punto di vista. Quindi sabato 4 settembre, poi man mano andremo a dare la data in maniera molto più precisa. Vi lascio poi spazio alle domande, ragazzi, così potete decisamente farmi poi tutte le domande del caso. I pacchetti sono online, aspettate che controllo che sia tutto a posto, sì, direi che sono online. Vi ho parlato di questa grossa funzionalità di Vine Value, vi ho parlato del 4 settembre come prima data, vorrei parlare di tutte le altre modifiche che verranno fatte, ma sostanzialmente sarebbero davvero troppe. Quindi adesso intanto vi lascio qualche domanda, se volete farmi qualche domanda su cose specifiche. E poi riprendiamo un po' il discorso su qualcosa che andremo a
affari in futuro. Scusate se il telefono squilla e se vi dà fastidio. Scusate solo un attimo. Eccoci qua. Quindi, ragazzi, allora, nessuno che ha domande. Come l'avete trovata la piattaforma in termini adesso anche di velocità? Perché quello mi interessa abbastanza capire, ad esempio, come trovate la velocità del sistema, perché abbiamo cambiato anche, abbiamo potenziato i server. Io mi sto divertendo abbastanza, perché ho inserito anche io nella mia cantina personale parecchi vini, e i grafici iniziano a piacermi. Sto iniziando davvero a trovare utile il sistema in termini di confronto dei prezzi fra l'Ivex e... Scusate un attimo, solo un attimo. Pronto? Pronto? Eccoci qua, ragazzi, oggi mi fanno impazzire con questi telefoni. Allora, vi dicevo, quindi, parliamo un pochino dei pacchetti, andiamo a vedere cosa abbiamo inserito oggi, perché ci sono un po' di novità. Allora, mercato del vino. Stanno uscendo finalmente un pochino più di vini relativamente a quanto riguarda tutto ciò che è la Borgogna 2019. Questo è molto interessante. Scusate un attimo, ragazzi. Eccoci qua, ragazzi, vi dicevo, abbiamo messo un po' di vini interessanti e soprattutto la Borgogna 2019. Guardate un po' i pacchetti e trovate Gros Frères come produttore più importante di questa giornata. Sono un po' affaticato perché ho fatto su e giù per rispondere a 1000 telefoni. Oggi sono incavolatissimo su questa storia. Allora, eccoli qua. Allora, abbiamo rimesso un po' di Brunelli, qualcosa c'è ancora, qualcosa dei produttori di Barbaresco, trovate anche qualcosa delle riserve in formato Magnum. Questo penso possa essere abbastanza interessante, perché se avete visto i grafici, i produttori di Barbaresco Riserve 2016 stanno performando abbastanza bene. Quindi abbiamo messo due riserve Ovello 2016 nel pacchetto da 1821 Italia, e poi anche tre Montestefano Magnum 2016 nel pacchetto da 2500 euro, questo sostanzialmente per quanto riguarda i produttori. Poi interessante anche l'inserimento di Romitorio 2016 come Brunello, questo perché avete visto i punteggi che ha, è molto buono sia la 2016 sia, vabbè, la riserva 2015, che però ha un prezzo decisamente più interessante, ma il Brunello 2016 a 33 euro, nonostante la salita che ha fatto, siamo riusciti a mantenerlo sostanzialmente rispetto al prezzo che c'era 3 mesi fa, abbiamo aumentato di 1 euro, quindi questo è interessante. Ancora qualcosa di Poggio di Sotto. Poi abbiamo inserito Angelus 2017 per quanto riguarda Bordeaux, abbiamo inserito Overture, con la Napa Valley, ragazzi, sta andando veramente in maniera assurda. Guardavo i grafici degli scambi per quanto riguarda la California, è veramente in ascesa pazzesca. Quindi anche oggi abbiamo fatto un po' di ricercuzza su quello che c'era sul mercato a prezzi che fossero interessanti, intelligenti, e quindi abbiamo inserito la seconda etichetta di Opus One nell'annata 2017 e poi quel bellissimo vino che si chiama il Continuum 2016, che è un vino che ha preso un doppio 100 centesimi, ha preso 100 centesimi da Galloni e 100 centesimi anche da Sacklin e 99 centesimi da Roper Park. Quello è un vino anche per coloro che vanno a mettere vini su Londra, secondo me interessante. Poi due pacchetti piuttosto corposi invece per Londra, uno da 4.748 e l'altro da 9.150, ben assortiti. Anche lì abbiamo messo Angelus Opus One,
Le Chaussons di Gros Frères, la Siri Riserva Magnum, etichetta rossa di Giacosa 2016, bottiglia Magnum quasi introvabile, e poi ancora la Valpolicella del Forno 2014, che è stata scambiatissima, abbiamo vendute davvero tante. E poi anche il pacchetto più grosso, insomma, per chi deve entrare per la prima volta su Londra, è molto molto interessante. Quindi, insomma, ci sono dei bei pacchetti, questa settimana ci sono molti più vini nuovi rispetto alla settimana precedente, e credo che per le prossime settimane sarà sempre di più così, nel senso che stanno uscendo i nuovi vini, adesso esce qualcosa anche in Piemonte. Sapete che l'annata 2017 è un'annata che al momento sul mercato internazionale non sta tirando fuori grandissima richiesta. Questo è il motivo per cui io non mi sono sentito ancora di mettere in quantità Baroli 2017. Non vedo una grande richiesta sul mercato, e quindi l'idea di andare a rischiare su un'annata in questo momento che ancora non mi convince tantissimo, non l'ho ancora fatto. Solamente se troveremo veramente dei prezzi molto ma molto bassi andremo a mettere dei pacchetti, credo, sui Barolo 17, se non qualcosa magari sui grandissimi, magari sì, Bartolo Mascarello, Giuseppe Rinaldi, qualcosa metteremo di quelli, ma magari 4-5 nomi, quei soliti nomi così importanti. Mentre entreranno sicuramente qualcosa ancora del 16, perché se non sbaglio Cappellano esce con l'annata 16, quindi Rupestris e Pierfranco col 16, credo che quelli invece spingeranno moltissimo. Per quanto riguarda Giacomo Conterno, ci sono le prime voci, non sarà sicuramente in teoria il fermento pazzesco dell'anno scorso, ma comunque i vini sembrano invece quelli, ovviamente, insomma, sembrano che invece terranno molto molto bene. Raffaello, inizio a rispondere alla tua domanda che ho visto. Francesco, intanto tu mi prendi in giro, più squilli più fatturato. Sì, no, è pazzesco, cioè, non so che cosa è successo 15 minuti fa. Hanno iniziato a squillare tutti i telefoni, c'era qualcuno che continuava a telefonare nonostante non rispondessimo. Sono pazzi scatenati, guarda. Raffaello, invece, nei vini installiti sul Wine Value non trovo ancora trade sul Live Ex, dipende dal vino che hai. Adesso andrò poi a darci un'occhiata sulle tue schede dei tuoi vini, andiamo a vedere. Calcolate che sta girando il cron, cioè l'aggiornamento, proprio in questi minuti, e girerà ancora, penso, ancora stasera. Però, naturalmente, quando voi inserite i vini sul Wine Value, può anche essere che il sistema trovi il vino su Wine Searcher e non lo trovi su LiveX. Un po' più difficile è il contrario, perché nel complesso il database di Wine Searcher è decisamente più grosso rispetto a quello di LiveX, no? Che è un database comunque un pochino più piccolo, però è un database fatto meglio, perché è un database con dei codici univoci, con loro li chiamano LWIN, che è proprio un codice che distingue ogni singola bottiglia, che noi utilizziamo per poi dare pulizia al database. Quindi, insomma, sicuramente la situazione migliore è quando ci sono entrambi i dati, sia su Wine Searcher che su LiveX, e a quel punto allora siamo certi che non ci siano errori. Però può anche capitare che un vino non ci sia su LiveX e ci sia solo su magari solo su Wine Search. Adesso andrò a vedere, però non mi sembrava sui tuoi vini, però adesso poi vado a dare un'occhiata. Antonio Nicolino, Emanuele, visto che è arrivato qualcosa dalla Borgogna, siamo pronti per il pacchetto. Sì, ci sarà qualcosa sicuramente su Gros Frères che possiamo inserire a quelle bottiglie già di cui avevamo parlato, Antonio, per cui questo fine settimana c'è un miliardo di persone che vogliono inserire e comprare, quindi metterò lì a fare i pacchetti un po' più personalizzati per coloro che hanno bisogno di inserire solo certe cose. E quindi preparerò anche il tuo, non ti preoccupare. Tommaso Martorana, a proposito di Montalcino, hai provato il Bruno 2018 i tassi? Sta facendo molto parlare. No, non ho ancora provato, sto bevendo come sempre tanto, perché per poter fare i video su YouTube devo assaggiare minimamente 3 bottiglie alla settimana. Poi c'è sempre qualcuno che adesso che sta passando un po' sto casino del Covid mi porta una bottiglia da far assaggiare, si vuole sedere, una storia dell'altra. Ragazzi, si beve sempre troppo, il problema è quello. Insomma, sono molto soddisfatto come vi dicevo, del lavoro. Sono molto soddisfatto che finalmente il prodotto inizia davvero a essere usabile in una maniera un po' più professionale, no? Immaginatevi che io credo veramente che per fine anno arriveremo ad avere questa piattaforma con le possibilità di avere, già come adesso, i prezzi di Wine Search, cioè lo scambiato di LiveX, il price market di LiveX, i dati nostri di grandi bottiglie interni, tutti i ragionamenti dell'algoritmo che andremo a fare uscendo con dei suggerimenti, insomma, con delle cose che vi possono essere
davvero utili, poi da lì in poi sarà tutta un'ottimizzazione legata proprio all'usabilità, no? Adesso non ci siamo ancora preoccupati di quello perché vogliamo mettere dentro veramente, come si dice, le fondamenta sono i dati. I dati, il modo in cui si scambiano i dati e il modo soprattutto in cui lavorano le varie banche dati per associarsi. Fatto questo, poi lavoreremo davvero sull'usabilità, in primis naturalmente sul mobile che deve essere più usabile e magari un po' più scarno senza tutto quello che c'è sul desktop. Magari mi immagino un mobile nel quale potete andare a vedere cosa avete comprato, a vedere le cifre, vedere i dati grossi. E magari scaricare un report e tutto il resto invece più approfondito su ogni singolo vino, eccetera, eccetera, vederlo poi nella parte desktop con calma la sera a casa quando siete seduti, no? Sono cose con un bicchiere di vino di fianco, insomma. Sì, poi anche la possibilità, ad esempio, di poter cliccare un PDF che vi viene fuori in automatico, un PDF da scaricare con tutti i dati del vostro investimento, l'andamento attuale, quando l'avete comprati, se l'avete stoccati, se vi siete fatti spedire, eccetera, eccetera. Tutto molto raggruppato in un piccolo PDF che in qualsiasi momento potete andare a vedere. Insomma, ci stiamo veramente lavorando tantissimo, è un investimento enorme, enorme, ragazzi. Veramente questi 2 mesi qua sono stati 2 mesi in termini di tempo in cui abbiamo fatto pressoché davvero questo, io e Francesco, e abbiamo lasciato un po' il resto di grandi bottiglie nelle mani degli altri ragazzi. Per cui, insomma, siamo contenti. Paolo Taveggio, ciao, oggi ho iniziato a seguirti, volevo capire come lavorate. Grazie. Beh, Paolo, guarda, se sei la prima volta che ci segui, questo è un gruppo di matti scatenati. Pseudo, chiamiamoli così, investitori, bevitori, non si capisce benissimo. Insomma, c'è un po' di gente che è appassionata di vino, che fa anche un po' di investimenti in vino. C'è chi beve solo e c'è chi fa solo investimenti, mettila così. In realtà è un gruppo molto interessante. Tu vai su investireinvino.it, se non l'hai ancora fatto, registrati gratuitamente e lascia la tua mail per poter scaricare la guida. Guida che fra l'altro sarà aggiornata poi nei prossimi giorni alla versione 2021, perché adesso è scaricabile ancora la versione 2020 e quindi l'aggiorneremo con tutte queste novità. Comunque sia, Paolo, già scaricando quella guida lì capisci qual è lo scopo di investire in vino, partito come scopo informativo per capire un attimino cos'è questo tipo di campo, per poi diventare operativo per fare investimenti e per fare monitoraggio dei vini che puoi avere in cantino che vuoi anche solo scoprire. Quindi dacci un'occhiata, siamo la prima piattaforma in Italia che fa questo in una maniera un po' diversa, mi permetto di dire, con un po' di orgoglio, un po' diversa da tutti gli altri, andando e cercando di andare un pochino in profondità. Sì, comunque sì, hai ragione Antonio, un gruppo di bevitori un po' matti, un po' scatenati, insomma, ma vedrete che sabato 4 settembre, che lo ripeto anche qua ormai a fine webinar, sabato 4 settembre sarà la prima data in cui finalmente possiamo vederci di persona, ragazzi, perché io ho conosciuto qualcuno di voi, devo dire un buon numero di persone, durante l'anno. Sapete che bene o male siamo partiti l'anno scorso verso aprile, a fare questo progetto in maniera un po' più strutturata e poi è arrivato il casino del Covid, non siamo riusciti a organizzare degli appuntamenti invece dove ci trovavamo tutti assieme, eccetera, eccetera. Se tutto va bene, sabato 4 settembre voglio organizzare una roba bella, bella da morire per farvi divertire una giornata per coloro che sono appassionati di vino. Quindi in realtà sì, parleremo di investimenti, faremo due o tre interventi mirati, faremo una piccola masterclass su degli approfondimenti specifici, ma poi ci sarà veramente la possibilità di assaggiare vino, di divertirsi e cosa più importante di tutte, che pazzesco, è capitata anche senza potersi veramente vedere molto, fare un incontro di sinergie fra di voi. Moltissimi di voi sono professionisti, hanno aziende, lavorano in campi diversi da quello del mondo del vino, ma tutte hanno spesse volte dei punti di aggancio nel quale vi potete ritrovare per fare business in futuro. Quindi investire in vino è diventata anche una community che può parlare di sinergia. Io credo che questa cosa sia molto importante per il futuro, perché abbiamo proprio bisogno di mettere assieme un po' le forze di tutti per poter creare più business positivo per poter creare più lavoro. Sapete che io sono un lavoratore di quelli pazzeschi, penso che l'abbiate capito, spesse volte poi rispondo la sera, cerco di esserci sempre.
Insomma, è molto importante cercare di portare avanti aziende sane nel nostro paese per dare una svolta fondamentale di cui abbiamo davvero bisogno. Quindi, ragazzi, questa data, 4 settembre, sarà molto molto importante. Date un'occhiata ai pacchetti, vedete se c'è qualcosa, soprattutto per chi deve entrare sul mercato e cercare di fare il primo investimento, che i pacchetti hanno quello scopo lì, sostanzialmente di essere ben diversificati per poter iniziare a fare quel tipo di investimento. Poi, come sempre, come molti già ormai hanno capito, quando avete comprato una buona quantità di vino, un pacchetto, due pacchetti, quello che è, poi bisogna fare attenzione a cercare di integrare quei pacchetti lì con qualcosa di diverso, giusto per avere una buona diversificazione dal rischio. Questo è sempre un elemento importante, no? Nel vino, io lo ripeto sempre fino alla nausea, anche se lo sapete, due elementi sono fondamentali per abbassare il grado di rischio che comunque c'è nel mondo del vino, anche per coloro come noi che facciamo acquisti in questo senso. Primo, non avere mai bisogno di quel denaro lì in fase di rivendita e quindi poter attendere se il periodo non è buono o se pensiamo che possa esserci un periodo migliore, magari 2 mesi dopo, 3 mesi dopo, quindi non essere costretti alla rivendita. E seconda cosa, naturalmente, avere una buona diversificazione delle etichette all'interno del vostro portafoglio. È un'annata questa, la 2017, dove non parleremo granché di Baroli, ma parleremo insomma di altre cose. Parleremo di Borgogna sulla 2019, parleremo secondo me in qualche modo anche di Bordeaux, perché i prezzi stanno scendendo e potrebbe tornare un interesse dettato non tanto dalla grande annata quanto dai prezzi più bassi, me lo immagino. Ci sarà sempre la Toscana, queste grandi zone che vengono fuori come la California, la Napa Valley, tutta quella zona lì che secondo me continua a prendere valore, zona di Champagne e probabilmente anche Rodano che viene fuori. Quindi insomma cerchiamo di tenere gli occhi ben attenti su tutto ciò che è il mercato del vino, andiamo avanti nelle prossime settimane a migliorare ancora di più la piattaforma, come vi ho detto inseriremo dentro i punteggi dei critici, così non dovete più andare a guardarvi a destra e a sinistra, ma in linea di massima avrete direttamente sull'unica schermata Wine Searcher, LiveX, prezzi dei punteggi dei critici e poi, come vi ho detto, ragionamenti che faremo noi elaborando quei dati. E boh, insomma, bello in un'unica piattaforma avere tutto questo, la renderemo ancora più veloce per l'usabilità. Penso possa poi diventare anche una piattaforma interessante per i professionisti, ma di questo ne parleremo con le release specifiche poi per coloro che devono invece usarlo solo come motore, magari e non come struttura per inserire i vini nella sua cantina. Ma devo dire che in questo momento, per un collezionista, per un investitore che compra dei vini, se li vuole mettere in un posto solo e una volta inseriti, il sistema aggiorna costantemente i prezzi, fa i suoi ragionamenti, fa i grafici. Beh, insomma, interessante, diventa uno strumento un po' più vicini a quelli molto più avanzati che ci sono legati alla finanza pura, ragazzi. E devo dire che molti di voi che lavorano nei campi della finanza, nel trade della finanza, mi hanno aiutato e mi stanno aiutando con suggerimenti per arrivare ad avere degli strumenti che siano molto simili e molto performanti anche comparati a quelli della finanza tradizionale. Raffaello, mi hai detto che hai preso il Bond Romané di Gros. Penso per bene, voglio vedere. Sinceramente, vista l'annata 2019, soprattutto i vini base, quindi il Bond Romané Village, a quella cifra lì, insomma, sono bevute pazzesche, ragazzi. Sono bevute pazzesche. Quindi lo so benissimo, che molti di voi comprano e bevono, ma va bene così, nel senso che è anche lo spirito. Più bello di questa community, nel senso c'è tanta gente di voi che assaggia, beve e che quindi mischia l'investimento al concetto di bere e si smorza molto anche da questo punto di vista, un po' tutta la tensione di questa cosa. È la bellezza di un prodotto come il vino, che non è un prodotto su un pezzo di carta, ma è una bottiglia di vino vera con le emozioni che ha e quindi cambia decisamente. Anche mettere denaro è qualcosa che ci dà decisamente più emozioni e che dico sempre, se mai andasse male, uno si stappa le bottiglie e le beve, insomma, è comunque un'altra via d'uscita, anche se sembra pazzesco, ma così è.
È la stessa cosa che dice il buon Warren Buffett: lui è patito di Mouton Rothschild. Voglio dire, poi uno non è che può bere Mouton Rothschild tutti i giorni a 500 euro a bottiglia, ma lui sì, probabilmente. Comunque, che noia bere solo Mouton Rothschild. Ragazzi, allora io vi ho detto un po' tutte le cose più importanti. Vorrei ricordarvi di darci una mano, nel senso che cercate nei prossimi giorni di guardare bene la vostra cantina e di guardare bene il wine value per coloro che utilizzano il wine value e inserisce i vini, perché così se ci sono degli errori di caricamento, se c'è qualche vino che voi avete inserito e magari il sistema ne ha compreso uno diverso, sapete quanti cruci sono, quante piccole vigne diverse ci sono. Quindi per essere certi che i vini che avete inserito siano davvero i vostri, se c'è qualche errore, ditecelo, che così possiamo andare a modificare direttamente sul vostro database, e da quel momento lì in poi il vino sarà invece corretto. Quindi non vi preoccupate se c'è qualche errore, soprattutto per chi ha caricato tantissimi vini, no? C'è gente, ho visto qualcuno che ha caricato 300-400 bottiglie sul wine value, che ha veramente delle cantine incredibili. Quindi mi raccomando, riguardatevi un attimo, siate sicuri che i vini che avete inserito siano proprio quelli, che i prezzi che avete inserito siano quelli, e così da quel momento in poi, una volta che avete inserito la data di acquisto di quel vino, avete inserito il prezzo, a quel punto il wine value vi andrà a fare tutti i calcoli relativi ai guadagni e eventuali perdite, naturalmente sulla carta. Quello che è interessante, e vi lascio poi con questa cosa per dirvi come stiamo lavorando, che mentre prima il wine value e anche la mia cantina funzionavano che voi inserite il vino oggi, da quel momento lì il sistema vi prende e vi traccia le variazioni di prezzo giorno dopo giorno. Adesso invece, una volta che il vino è in database e c'ha i dati già storici, magari di 2, 3, 4 mesi fa, prende già quelli di 2, 3, 4 mesi fa, quindi il sistema automaticamente diventerà sempre più intelligente e sempre più aggiornato. È molto bella questa cosa. Tommaso Martorana, BB Grapes, colore bianco 2019, può essere da investimento. Allora, guarda, BB Grapes è un produttore difficilissimo. Ci sono dei momenti in cui va e dei momenti in cui non va. L'ho sempre trovato rischioso. Questo è il motivo per cui, in linea di massima, io non ho mai spinto su BB Grapes, nonostante che veda un discreto movimento in alcuni momenti dell'anno su qualche grande mercante di Londra che spinge molto questo produttore, però non lo so, lo vedo un po' rischioso. Mi prometto di riguardarlo e di cercare di ricapire molto bene gli andamenti. Se tu hai il wine value, fallo però, fai un caricamento fittizio e inizia a buttare dentro magari 3-4 vini di BB Grapes e inizia a vedere come si muove. Potete utilizzarlo in quel modo, ragazzi, cioè non è stupido, ho visto che qualcuno di voi molto attento lo sta facendo, magari ha in mente di comprare, non lo so, Tignanello 2017 fra un mese, e intanto va a dare un'occhiata di come si è mosso e di come sono stati i trade, eccetera, eccetera. Ricordatevi naturalmente che i trade sull'Ibex sono trade B2B, no? L'Ibex è una piattaforma fra professionisti, quindi verosimilmente normalmente i prezzi con i privati sono più alti, anche se ogni tanto ci sono dei prezzi molto alti anche di trade sull'Ibex. Quindi è una piattaforma, quella di Ibex, che sta continuando a migliorare e dove c'è sempre più movimento all'interno. Mi sono reso conto, non so se avete visto voi, che in generale tante volte il market price di Ibex è più alto dei prezzi minimi di Wine Search, eh? Una cosa a cui ci ho fatto caso. Quindi, verosimilmente, quando volete iniziare a farvi un vostro algoritmo per avere ancora una cosa un pochino più diversa, vi prendete il prezzo minimo di Wine Search, vi prendete il market price di Ibex, dividete per due e avete, secondo me, ancora una cosa più attendibile, no? È interessante, insomma. Poi queste cose inizieremo a farle noi con i nostri algoritmi e vi aiuteremo. Però adesso, ancora manualmente, se avete entrambi i dati, una bottiglia che caricate, cioè sia il prezzo minimo di Wine Search, cioè sia il market price, prendo uno, prendo l'altro, divido per due, inizio a farmi un'idea, perché il prezzo medio e il prezzo massimo di Wine Search, oggettivamente, sono valori che sono lì un po' messi lì, che ci danno un'idea, però sono poco utilizzabili al momento. A volte ci sono dei prezzi proprio che non hanno molto senso, quindi andranno poi uniformati e vedremo poi se mantenerli, oppure poi a un certo punto decidere di togliere lasciando le cose che servono. E più che altro il nostro tipo di algoritmo, il nostro valore, non il valore di investire in vino, che poi sarà quello che dovrà servire a voi poi a un certo momento,
quel valore lì sarà quello che dovrà essere il vostro riferimento, insomma. Tommaso Martorana, ma io posso iscrivermi a caricare le mie bottiglie? Non ho saputo se posso farlo solo tramite gli acquisti fatti. No, allora Tommaso, sono due cose diverse, due tipi di abbonamento diversi. Allora, con l'abbonamento standard, quello che costa 99 euro, tu hai la possibilità di accedere a tutte le notizie del blog, hai la possibilità di vedere ogni mercoledì. Oggi è stata un'eccezione, normalmente pubblichiamo i pacchetti il mercoledì alle 18. Oggi l'abbiamo pubblicato oggi perché ieri ho dovuto accompagnare mio papà a fare il vaccino, quindi sono molto contento, volevo essere con lui. E quindi puoi vedere i pacchetti. Se acquisti un pacchetto, tutti i vini di quel pacchetto che tu hai acquistato li troverai all'interno della tua cantina e il sistema monitora i prezzi, eccetera, eccetera. Se però hai bisogno di caricare vini esterni che compri da altre parti oppure anche solo che vuoi monitorare in una maniera senza limiti, quindi quanti vini vuoi caricare in maniera illimitata, allora c'è la funzione wine value che vi separa. Cioè, una cosa sono i vini che tu compri su Investire in Vino e che li trovi all'interno della tua cantina, una cosa sono i vini invece che prendi esternamente e che vengono caricati sul wine value. Per fare quello, devi fare l'abbonamento. Se lo fai insieme allo standard, fai il gold da 149 euro, così hai tutto. Altrimenti puoi fare solo lo standard e quando ti servirà farai il wine value a quel punto con l'abbonamento mensile da 9,90 euro al mese. Però se sai già che ti serve tutto, l'abbonamento da 149 ti fa risparmiare più di 50 euro l'anno e ti permette sicuramente di avere un caricamento illimitato. Fra l'altro, ecco un'altra funzione interessante che stiamo implementando, la possibilità tramite tabella Excel o qualche altro formato che magari avete, di buttare dentro direttamente, cioè invece di inserirne uno per uno, la possibilità di prendere una tabella Excel con magari 100 vini dentro e buttarveli dentro il wine value direttamente. Quindi anche lì un lavorone perché è un problema di formattazione delle colonne, eccetera, eccetera, e il sistema poi deve matchare quello che voi avete su Excel con quello che deve essere all'interno del nostro database, ma ci arriviamo e anche quello sarà possibile e vi permetterà di essere molto più veloci. Quindi, se avete capito dove vogliamo arrivare in alto con questa piattaforma e voi siete parte integrante di questa bella avventura, ragazzi. E infatti non vedo l'ora di potervi abbracciare tutti il 4 settembre per poter intanto ringraziarvi, lo dico sempre, della fiducia che mi avete dato dall'anno scorso e poi veramente poter bere un bicchiere insieme a voi. Paul, secondo te le bottiglie firmate dal proprietario possono andare bene come investimento? Boh, questa cosa qua me l'hanno chiesta in molti. Secondo me no, a meno che non si vada e si cambi campo. Cioè il concetto di una bottiglia firmata da Bruno Giacosa in persona di una Asidi Riserva 1978, quella è una bottiglia allora che quasi cambia settore. Cioè andiamo da Zakis, andiamo da Christie's e quella bottiglia lì la gestiamo come fosse veramente un esemplare unico, un'opera d'arte unica perché cerchiamo di fargli prendere più valore ancora. Sono da valutare, poi sicuramente pochi nomi al mondo possono fare quel lavoro lì, ma magari per produttori che non sono più in vita, che sono stati davvero grandi, non lo so, immagino una bottiglia di Crupa Rantù del 78 di Jaillet firmata da lui. Poi naturalmente anche lì ci sarebbero poi altre problematiche, andare a capire se la firma è sua davvero, eccetera. Però in linea di massima viene trattata poi come cosa a sé. Ok, Tommaso, quindi adesso hai capito. Sì, è una piattaforma che sta crescendo e che è sempre in divenire, quindi sostanzialmente veramente l'atto di fiducia più grande l'hanno fatto i primissimi. Da Paul ad Andrea, insomma, una decina di appassionati che hanno fatto l'atto di fiducia verso di noi quando ancora la piattaforma era ancora molto più scarna di adesso. Adesso continua a migliorare, c'è ancora tanto da fare, ma diventerà una piattaforma interessante e performante. Ragazzi, pacchetti online, abbiamo parlato del 4 settembre, abbiamo parlato del mercato che va avanti, dei nuovi vini che stanno per uscire sul mercato, Cappellano, Giuseppe Rinaldi, uscirà poi a settembre-ottobre Conterno, ma ne parleremo prima con l'Imprimeur. Borgogna 2019, Champagne, Rodano e California. Punti grossi questi. Poi ragioniamo pian piano nelle settimane cosa capita. Terrillo mi chiede: ah, raga,
Ma per investire, per sapere investire, cosa bisogna studiare? Allora, non esiste, questa è un'altra cosa a cui abbiamo pensato, una scuola che ti dica come poter diventare un bravo investitore. Solo l'esperienza lo può fare. La piattaforma nostra ha quello scopo lì, di avvicinarvi al mondo dell'investimento in vino, seguirvi. Con i pacchetti evitare che si possano fare degli errori grossi, oppure comunque cercare di guidarvi, gli strumenti informatici che vi danno più informazioni, il rapporto one-to-one con me, che naturalmente è sempre molto frequente con voi, mi scrivete tanto, WhatsApp, quant'altro, call, eccetera, per cercare di aiutarvi nell'analisi dei dati quando non capite come analizzarli. E naturalmente nei consigli, perché poi, per quanto io non cerchi mai di spingere su un vino rispetto a un altro, perché so benissimo che posso sbagliare come tutti gli altri, però comunque ovviamente un consiglio da parte mia lo cercate. Elia, dove si possono trovare delle indicazioni generali sulla valutazione delle annate per ogni zona? Esiste qualche sito, qualche... No, non esiste un sito che raggruppi. Questo è un consiglio per gli smanettoni del web e per coloro che vogliono lavorare nel mondo del vino. Fate un sito che vada esattamente a dare quel tipo di informazioni lì. È vero, non esiste un sito dove buttiamo dentro un'annata del Rodano, l'85 nel Rodano, come cavolo è stata, come è annata? A memoria vi dico buona perché me lo ricordo, però ecco, qualcosa di più scientifico. Così nella Borgogna, così a Bordeaux, così nel Beaujolais, così... nelle Langhe, così a Montalcino, così nel Chianti Classico, così sull'Etna. Ecco, riuscire a buttare giù un elenco delle annate come sono state nelle varie altre zone è un altro elemento che è molto importante per quanto riguarda l'investimento in vino. Ok? Quindi non c'è, bisogna andarsi a cercare le cose online a destra e a sinistra. Naturalmente, Elia, se hai qualche cosa di specifico che ti serve per una mano, la solita mia mail. Emanuele Chiocciola investireinvino.it, iscrivimi e ti do una mano io per dirti delle annate che mi indicherai quali sono buone e quali che sono meno. Lo faccio molto molto volentieri, così se c'è qualcosa che non so vado a studiarlo, lo imparo e te lo giro. Terrillo, studiare economia non penso sia male comunque, naturalmente con qualche corso specifico. Beh, certamente è basi economiche ci sono, no? Nell'investimento in vino, però poi qua è tanta questione di esperienza nel corso degli anni, nell'aver visto come si muovono i vini. E poi quello che ti posso dire è che non voglio dire che siamo un punto zero, perché non lo siamo, no? Sono circa 20 anni che l'IVEX prende dati per analizzarli sul mondo del vino, ma per 20 anni quasi è sempre stato solo Bordeaux. Quindi non voglio dire che siamo a un punto zero, ma veramente è da pochi anni che si sta parlando di Borgogna come investimento, è da pochissimi anni che si sta parlando di Piemonte o di Italia in generale come investimento, un po' prima sono arrivati i Super Tuscans. Quindi stanno aumentando tantissimo le etichette scambiate. Quello che sta capitando è che si stanno uniformando un po' le varie zone del mondo, mentre prima era tutto Bordeaux, adesso c'è molta quantità di scambiato anche sulla Borgogna, molta sul Piemonte, molta sulla California e man mano nel corso dei mesi capiterà proprio questo, che il numero di etichette scambiate sarà sempre di più sul mercato internazionale e questo è il consiglio anche per i miei colleghi e amici mercanti di vino, bisogna aprire i mercati, cioè non sarà più, non basterà più che vendiamo quello che si vendeva 6 mesi fa. Ma probabilmente bisogna fare un accordo con un produttore californiano per cercare di farsi arrivare il vino, avere i contatti con i distributori giusti che fanno le ricerche giuste nelle zone nuove, eccetera, eccetera. Bisogna fare chilometri, per fortuna, speriamo riprendere di nuovo un aereo e fare di nuovo gli incontri belli, business di lavoro a Londra, a Milano, a New York, in California, per poter ricominciare davvero a lavorare, per fare questo lavoro che... Per me è il più bello del mondo, però ovviamente vale per tutti gli altri lavori dove la socialità e dove le persone fanno ancora, amici miei, tutta la differenza del mondo. Chiudo facendovi un abbraccio straordinario, ragazzi, e cercate di tenervi liberi per quel sabato 4 settembre. Mi raccomando, molti di voi dovranno fare dei chilometri, però credo ne valga la pena, no? Passare una giornata insieme se potete. E poi durante l'anno faremo tanti incontri in zone diverse dell'Italia, riprendendo proprio un discorso sull'investimento in vino che è molto molto importante. La community crescerà ancora e naturalmente molto selezionata da me, molto selezionata da me, a volte anche in maniera un po' così,
un po' rigida, però ci vanno le persone giuste per fare la differenza e non si può fare entrare in casa chiunque. Il concetto è un po' questo. Ragazzi, grazie di tutto ancora e scusate se ho avuto quei 10 minuti di panico in mezzo ai telefoni che squillavano qua dentro come una follia, ma per fortuna siamo ritornati in normalità. Alla prossima, ciao ciao ragazzi.